Buongiorno, oggi vi parlerei di uno dei fisici più illustri del Novecento, che fu professore presso l'Università di Pisa e fu colpito dal destino delle leggi razziali. Mi soffermerei in chiusura sul sottotitolo dell'irriducibilità, perché ritengo che sia più importante il suo carattere. Giulio Racah nacque a Firenze nel 1909, da una famiglia di illustri fisici e matematici che già molto avevano contribuito alla vita fiorentina e toscana degli ultimi decenni dell'Ottocento. Morì prematuramente nel 1965, ma ci ritorneremo più tardi. Si laureò a... innanzitutto lo vedremo qui, i primi anni di vita presso la fattoria di famiglia a Cevoli, che incontreremo anche più tardi, con il cugino e il fratello più tardi, Ugo, e nel 1917 a 8 anni. Si laureò a Firenze presso la facoltà di fisica sotto la supervisione di Enrico Persico. Enrico Persico, che è intimo amico di Fermi, gli fece scrivere una tesi molto attuale a proposito di un'osservazione di Stark sulla realtà del moto assoluto e che Racah continuerà a indagare anche negli anni successivi. Persico invitò Racah a studiare a Roma presso Enrico Fermi, con cui rimase intimo amico fino al dopoguerra. Lo vediamo infatti qua nel 1951, quando per destini analoghi, anche se diversi, Racah e Fermi avevano entrambi abbandonato l'Italia e si ritrovarono nel 1951 a ben 20 anni di distanza in una conferenza a Chicago. Ricorderei infatti che la moglie di Fermi era ebrea. Fermi, con uno spirito molto quasi moderno, invitava tutti i suoi studenti a perfezionare i propri studi all'estero. Così, per esempio, Majorana fu inviato presso Heisenberg e così Racah andò presso Pauli. Pauli, in cui vide un grande critico, ma una grande anche ispirazione per la sua futura carriera. Fu nominato professore incaricato presso l'Università di Firenze dal 1932 al 1937 e nel 1937 divenne professore straordinario presso l'Università di Pisa. Facendo due conti, era nato nel 1909, quindi quando fu nominato professore straordinario aveva solamente 28 anni. Vediamo infatti qua una lettera che vi vorrei anche leggere, di gratitudine di Racah quando fu nominato professore. Indirizzata al rettore Dacchiardi, dichiara: di famiglia toscana e attaccato alle glorie della tradizione toscana, mi sento particolarmente fiero della nomina conseguita e assicuro la magnificenza vostra che farò quanto sta in me per esserne degno. Curioso che quello stesso rettore avrebbe poi sospeso Racah dal servizio un anno dopo. Sappiamo che nel 1938 furono firmate le leggi razziali e ovviamente anche l'Accademia Pisana non potrà restare illesa dall'epurazione dei professori ebrei. Così leggiamo qui, sempre firmato dal rettore Dacchiardi, quello stesso che l'aveva nominato, leggiamo la dispensa dal servizio di Racah a solo un anno di distanza dalla sua nomina professore straordinario. Un'altra richiesta di informazioni per vedere se qualcosa si potesse fare, che chiedeva per esempio informazioni circa la sua partecipazione alla guerra di Libia o comunque alle cause patriottiche italiane. E infine la richiesta di restituzione dei documenti che aveva in quanto professore universitario, qui per esempio la restituzione del libretto ferroviario, tutti i documenti che si trovano presso l'archivio dell'Università di Pisa. Abbiamo già visto schede di questo genere, questa era la scheda personale di Racah, e anche se forse dalla distanza non si legge, dichiara di essere ebreo, di aver avuto genitori ebrei, di essere praticante della religione ebraica e di non essersi convertito in un'altra religione. Quindi in qualche modo, apponendo la propria firma a questo documento, Racah sapeva il destino a cui andava incontro. Vorrei portare alla vostra attenzione questa frase che fu pronunciata dal ministro dell'istruzione Bottai nel 1938, all'indomani della firma delle leggi razziali, quando alcuni accademici gli chiesero come sarebbe stata risolta questa improvvisa licenziamento, sospensione dei professori ebrei, se l'Accademia non avesse vadito, e così lui rispose: da questa improvvisa amputazione, né la scienza né l'insegnamento soffriranno. Rapidamente i vuoti saranno colmati, forze tenute lontane fino ad oggi avanzeranno finalmente sulla strada sgomberata. Vi pregherei di ricordare questo nel prosieguo della mia esposizione, per vedere se il vuoto lasciato dalla Racah fu rapidamente colmato. Infatti Racah, che era sionista fin dalla sua gioventù,
decise di emigrare in Palestina, allora sotto protettorato inglese, e si presentò alla Università di Gerusalemme con le lettere di raccomandazione dei fisici più illustri che oggi leggiamo ancora sui libri di fisica: Einstein, Pauli, Fermi e Bohr. Gerusalemme allora non aveva una grande tradizione dal punto di vista fisico, e così Raka fu nominato professore. Tra il 41 e il 49 scrisse alcuni tra i suoi lavori più importanti, il cui significato fisico immagino il professor Rolandi saprà spiegare meglio di me, ma che furono un significativo contributo per la spettroscopia moderna. Infatti, nell'analisi degli spettri, introdusse un nuovo numero quantico, detto seniority o vetek in ebraico, e introdusse l'utilizzo della teoria dei gruppi nell'analisi degli spettri complessi, cosa che fu accettata all'inizio con cautela, ma poi da tutta la spettroscopia moderna. Ma al di là del significato fisico di questi articoli, vorrei portare alla vostra attenzione le date in cui questi articoli furono scritti. 41, 42, 43, i primi tre articoli. Vi vorrei ricordare che in questo periodo l'Europa si trovava nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, e Raka, a Gerusalemme, sicuramente era estromesso da tutto il contesto attuale di spettroscopia, o comunque di tutta la fisica moderna. Questo significa che da solo, isolato, e di solito anche oggi si vede quanto uno scienziato isolato dal suo contesto non possa produrre significativi contributi al proprio settore, Raka invece tra il 41 e il 43 scrisse tre degli articoli più importanti della spettroscopia moderna, ed era solo. Nel 45 abbiamo visto che l'Accademia Pisana cerca di reintegrare i professori cacciati, e così una lettera giunse anche a Raka, che però, vi vorrei leggere qualche paragrafo di questa lettera, rinunciò a tornare in Italia. Infatti comunicò al rettore: «Sono spiacente doverle rispondere che non posso tornare a Pisa. Il mio posto di lavoro è oggi qui, per cooperare alla ricostruzione del paese che mi accoglieva a braccia aperte nel 39, e deve ora prepararsi ad accogliere tutti quei disgraziati che, dopo quanto hanno sofferto sofferto questi terribili anni, non riescono a trovare nessun altro angolo del mondo disposto ad accoglierli e a dar loro quel minimo di sicurezza necessario per ricominciare la propria vita». Quindi Raka decide deliberatamente di restare in Palestina e di non tornare in Italia. Nel frattempo, con grande determinazione, abbiamo già visto il calibro scientifico del personaggio, decise di imparare l'ebraico. In un solo anno riuscì in questa lettera, che ovviamente non vi posso leggere, ma comunque in un ebraico molto buono, riuscì a richiedere la partecipazione al senato accademico dell'Università di Gerusalemme e iniziò a tenere lezioni in ebraico. Nel frattempo aveva trovato moglie, Zmira Mani, che era la figlia di uno dei capi del movimento sionista di Gerusalemme, ed ebbe tre figli. La prima figlia Erela, che è sfortunatamente già morta in incidente stradale, il primo figlio Eli e il secondo figlio Amnon, che devo ringraziare per la maggior parte delle fotografie di questa presentazione. Pur non essendo tornato in Italia stabilmente, non rinunciò a visitare spesso il suo contesto fiorentino. Abbiamo visto anche prima che si professava attaccato alla tradizione fiorentina, e qui lo vediamo negli anni 50 a Venezia con la moglie. Era però un personaggio di spicco anche a livello politico. Qui per esempio nel 47 lo vediamo come un partecipante al conferimento del dottorato onorario a Chaim Weizmann, che come sappiamo fu il primo presidente dello Stato di Israele. La sua importanza come fisico crebbe, tanto che tra il 55 e il 64 partecipò a tre conferenze sull'utilizzo pacifico dell'energia nucleare come capo della delegazione israeliana, con il suo allievo, anche lui morto prematuramente, Amos Deshalit. E questa è una cosa molto curiosa: nel 58 si tenne per la prima volta la Rehovot Conference, alla presenza dei fisici più illustri del Novecento. Ricordiamo che l'Israele non aveva una tradizione fisica. E vediamo Raka all'apertura dei lavori con il presidente Ben Gurion, e solo una personalità come Raka poteva attirare in Israele personaggi del calibro di Bohr e di suo figlio, entrambi vincitori del premio Nobel, di Oppenheimer e Cohen, entrambi fisici di primissimo livello. Nel 58 fu sempre partecipante della conferenza di spettroscopia a Mosca, dando significativi contributi sempre a progredire della spettroscopia, ma dopo aver delineato questa pagina di ricercatore, di scienziato, non bisogna ricordare che Raka in realtà era anche un professore. Infatti nel 1960 aprì i lavori della scuola estiva Enrico Fermi, la 15ª edizione, che si teneva ogni anno a Villa Monasterio sul lago di Como.
e nella cui prolusione al corso Racal si dichiara innanzitutto un italiano e uno straniero. Si dichiara onorato di ricevere questa direzione della scuola proprio quando viene intitolata Enrico Fermi. E infine, con grande umiltà, nella prolusione al corso, nei rendiconti si legge, dichiara di non essere un grande esperto in fisica, ma più in matematica della spettroscopia nucleare, e quindi di aver cercato di trovare i migliori per fare del suo meglio per dirigere questa scuola. Ovviamente Racal era un fisico che se ne intendeva più che sufficientemente della spettroscopia, e la sua grande umiltà fa parte del suo ruolo di professore. Seguire le sue lezioni deve essere stata un'esperienza molto coinvolgente, quasi leggendaria. Questo per esempio è uno dei fogli che lui riempiva con calcoli molto molto lunghi per poi giungere a dei risultati quasi semplici, e si meravigliava se i suoi studenti si stupivano della semplicità dei risultati a cui giungeva. Quindi, come professore, ricevette nel 59 il premio onorario del Weizmann Institute. Sempre circondato, vediamo sempre delle foto di famiglia a queste onorificenze. Vediamo la madre con cui era fuggito dall'Italia e tutta la sua famiglia intorno a lui, con cui condivise anche la nomina rettore dell'Università di Gerusalemme nel 61. Stupisce quasi trovare nella corrispondenza di Racal lettere di personaggi che noi conosciamo dall'albo dei Nobel, come per esempio Pauli, che fu uno dei pochi a vincere due premi Nobel per la chimica e per la pace, e come Wigner, con cui ebbe grandi rapporti anche professionali, che in tono molto colloquiale quasi si dispiace di non averlo incontrato a Gerusalemme quando era passato. E questo ci dice molto sulla fama di cui godeva Racal. Non bisogna dimenticare il contesto storico in cui viveva il personaggio. Questa immagine è presa dall'archivio di Milano e della villa Racal a Cevoli, che era la stessa fattoria a cui in cui Racal si vede nelle prime foto di infanzia, e che fu destinata dopo la sua dipartita dall'Italia ad Akshara, cioè un campo di formazione per ebrei che avrebbero dovuto emigrare in Palestina e che avrebbero potuto riscontrare dei problemi nell'emigrazione. Si unì alle forze della Ghana, forza clandestina per la liberazione dal protettorato inglese, che poi confluì nell'esercito di Israele. Nel 45, abbiamo visto, vuole restare a Gerusalemme, e nel 48 divenne vicecomandante territoriale dell'Università Ebraica sul Monte Scopus, un ruolo tutt'altro che formale, perché il Monte Scopus fu poi escluso dai territori dello Stato di Israele nel 48 e fu riconquistato solamente dopo la Guerra dei Sei Giorni. Vorrei riportare alla vostra attenzione la lettera che scrive al rettore dell'Università di Pisa nel 45, focalizzandomi questa volta su un altro paragrafo. In particolare, decidendo di restare a Gerusalemme, dichiara: anche per il cosiddetto scienziato puro, rinchiuso nella cosiddetta torre d'avorio, il lavoro non manca. Così ogni insegnante deve fare da Marta e da Maddalena. Io cumulo, per esempio, i compiti che a Pisa dividevo con Daniele Lazzarino. Il cosiddetto scienziato puro nella cosiddetta torre d'avorio. È evidente l'ironia di Racal quando dichiara che in realtà lo scienziato non può svolgere il proprio lavoro al di fuori di un contesto sereno e pacifico. E così, per esempio, si impegnò in prima linea nel 56, durante la crisi di Suez, a fortificare il kibbutz di Brur Khalil, che è uno dei più meridionali di Israele e quindi fu soggetto a notevoli minacce in quel periodo. Interesse che forse tratteggia diversamente il carattere poliedrico di Racal è quello per la speleologia, che lo accomunò a un altro grande fisico, Giuseppe Occhialini, tanto che i due giunsero per la prima volta nelle profondità dell'antro del Corchia, presso le Vigliani di Stazzema, ed è curioso come due fisici di primo livello furono in realtà anche illustri speleologi. Cosa rimane oggi di Racal? Al di là di un francobollo commemorativo che fu stampato in Israele nel 92, dato che lui morì prematuramente nel 1965 a Firenze per una fuga di gas mentre stava raggiungendo una conferenza per il centennale della nascita di Zeman, rimane, oltre anche al cratere sulla Luna, che oggi è il nome di Racal, proprio per i contributi che, data l'analisi degli spettri complessi di alcune delle terre rare, rimane il Racal Institute of Physics, che fu fondato nel 1970 a Gerusalemme e che oggi si concentra su alcuni dei campi più moderni della fisica, ed è diventato un istituto di eccellenza intitolato al fondatore della fisica in Israele. Concluderei con questi sono pezzi di frasi
che mi sono state inviate da alcuni degli allievi, ormai ottantenni, di Giulio Racà. E uno ricorda la sua voce che parla un ebraico con accento fiorentino, uno ricorda le sue lezioni leggendarie con lo stile di Enrico Fermi e uno si ricorda con lui con affetto. E quindi vorrei concludere con una riflessione. Abbiamo detto che il sottotitolo di questa conferenza è dell'irriducibilità e questo al di là di un significato fisico del termine irriducibilità, infatti lui scrisse un libro sui tensori irriducibili, anche sull'irriducibilità del suo carattere. Parlando con il professor Rolandi, notavamo come in realtà le leggi razziali furono un'imposizione esterna che portò Racà a cambiare strada. Non per questo si fece ridurre dalle leggi razziali, la sua irriducibilità lo portò a fondare la fisica in Israele e quindi a dare un significativo contributo, nonostante fosse cacciato dall'Università di Pisa, a Gerusalemme e alla fisica moderna. Con questo passerei la parola al professor Rolandi, vorrei ringraziare i figli di Racà e alcuni dei professori allievi di Racà per il loro contributo che ormai all'età anche di 80 anni continuano a dare. Grazie per l'attenzione. Prima di lasciare la parola al professor Luigi Rolandi, volevo giusto dire due parole. È professore di fisica sperimentale delle particelle elementari alla Scuola Normale Superiore dal 2008, ma dal 91 è Senior Research Physicist al CERN. Ha una storia di normalista, è laureato in fisica all'Università di Pisa nel 75 con il professor Lorenzo Poà e poi si è specializzato in fisica sperimentale delle alte energie. Ha avuto un sacco di riconoscimenti e professor Luigi Rolandi. E voglio ringraziare il professor Emdin per avermi invitato a fare questa cosa che mi ha molto arricchito. E voglio ringraziare Simona perché ha veramente reso tutto questo estremamente piacevole e informativo. Simona prima ha mostrato una slide in cui diceva le parole di Guattari: i vuoti saranno colmati. Non è vero che uno vale uno. Quello che ha perso veramente con la legge università di Pisa, è stato il Dipartimento di Fisica di Pisa. Non si sostituisce una persona dello spessore di Racà facilmente. Ora è sempre difficile fare dei paragoni, ma io credo che bisogna aspettare il 55, quando venne qui Luigi Eroldo Radicati di Brosolo come fisico teorico e c'è stato in mezzo, non posso dire un vuoto perché professori sono sempre stati, però persone di veramente alto spessore in quel momento come fisica teorica a Pisa non ci sono state tra Racà e Radicati. Racà chiaramente era una persona fuori dal comune, estremamente brillante e con delle decisioni ferme, come ha detto prima Simona, lui per legge razziale, lui chiaramente è stata un'imposizione sulla sua vita, ma lui è andato a fare qualcosa che per lui era bellissimo a posteriori, no? È andato in Israele, ha fondato la fisica in Israele. Voglio cercare di spiegarvi l'importanza del lavoro di Racà per la fisica di quel tempo. Voi sapete che la fisica procede comparando teoria e risultati sperimentali. Uno cerca di interpretare la natura, fa dei conti e facendo una previsione si fanno degli esperimenti per verificare se questa predizione è falsa oppure no. Stiamo parlando della prima metà del secolo scorso, c'era stata la rivoluzione, la meccanica quantistica aveva spiegato che il mondo era diverso e in particolare la meccanica quantistica aveva mostrato che gli spettri atomici erano spettri discreti. Cosa vuol dire spettri atomici e cosa vuol dire spettro discreto? Se voi guardate il cielo, non lo vedete blu. Perché lo vedete blu? Perché l'azoto che è nell'atmosfera assorbe unicamente la luce blu e poi la riemette. Il Sole emette luce su tante frequenze, ma noi vediamo unicamente quello che l'azoto assorbe. Ora, perché l'azoto assorbe proprio il blu? La meccanica quantistica sa spiegare questo, ma spiega la teoria
il fondamento della teoria, è come dire io conosco il principio della combustione, ma adesso voglio fare un motore molto potente. Beh, calcolare gli spettri atomici, cioè le frequenze proprie di un particolare elemento, nel caso dell'atomo di idrogeno è facile, l'ho fatto anche io quando ero studente, ma quando uno poi va a un elemento complesso diventa un conto particolarmente difficile. E d'altra parte il fatto che le frequenze erano discrete permetteva una verifica immediata fra teoria e esperimento. È facile misurare una frequenza. Un sperimentatore misura una frequenza, sceglie un numero e poi Rajah doveva dire questo numero è giusto oppure no. Cioè nel senso, lo so calcolare, viene uguale a quello che io ho calcolato. E un atomo è una cosa complessa, perché ci sono questi elettroni tanti che girano intorno, questi elettroni hanno un loro spin, oppure diciamo sono una sorta di magnetini, interagiscono non solo col campo elettrico del nucleo, ma anche con quello che è il momento magnetico dovuto ai vari nucleoni. Insomma, una situazione matematica estremamente complessa. Non c'erano i calcolatori, bisognava fare i conti a mano. Simone ha mostrato prima una slide con un conto scritto con caratteri piccolissimi, difficilissimo. Bene, Rajah introdusse per primo una nuova matematica per calcolare gli spettri atomici. Lui, quei quattro articoli fondamentali che lui ha fatto, il primo articolo era in un caso semplice, già noto, in cui si usavano quegli atomi che hanno solo due elettroni fuori da un guscio sferico chiuso. La natura è tale per cui gli elettroni riempiono i gusci atomici come dei livelli di una scala, uno dopo l'altro. E in questo articolo lui mostrava un nuovo metodo di calcolo per fare dei conti già noti. Nel secondo articolo applicò questo nuovo metodo che si chiama algebra tensoriale per calcolare gli spettri degli atomi con tre elettroni, vedete, da 2 a 3, e da 2 a 3 è molto diverso, si salta un altro elemento. E dopodiché ha perfezionato ancora, utilizzando un'altra tecnica, che sono quella dei gruppi continui di Lie, per calcolare gli spettri degli atomi complessi. Questo suo metodo di calcolo non solo serve per calcolare gli spettri atomici, ma anche per calcolare gli spettri nucleari. Tenete presente che negli anni subito dopo la guerra la fisica nucleare era in piena esplosione, non nucleare, era in grandissima crescita, e quindi i metodi di Rajah erano assolutamente utili al momento giusto, al posto giusto. Insomma, quindi voglio dire che Rajah sicuramente è stata una persona di grandissimo spessore, sia come uomo sia come fisico. E ha lasciato un segno, oggi ancora ci sono nei libri scritti il metodo di Rajah, le equazioni di Rajah, l'algebra di Rajah. E quindi grazie ancora per avermi fatto conoscere, perché io di questo ho imparato solo negli ultimi giorni.